Allora, Bussola siamo a margine del comizio che il Movimento 5 Stelle ha tenuto qui a Casoria, in Piazza Cirillo. È appena finito di parlare il vice premier Di Maio, e accanto a me c'è un deputato del Movimento 5 Stelle, l'onorevole Yolanda Di Stasio, che proviene da questi territori. Cosa si aspetta come risultato elettorale qui nei nostri territori, la provincia nord di Napoli, il Movimento 5 Stelle? Allora, anche quest'anno il comune di Casoria ha la possibilità di cambiare, quindi come abbiamo fatto anche lo slogan a livello europeo, lo stesso vale anche a livello comunale, perché noi stiamo dando la possibilità di far capire che l'amministrazione comunale può essere gestita da persone che hanno a cuore il bene di questa città. Abbiamo visto in questi anni di come anche i comuni siano stati recettacolo di situazioni che potessero far comodo ad affari privatistici o anche altre vicende poco chiare. Questa volta invece Casoria ha la possibilità di cambiare, abbiamo dato anche dimostrazione del fatto che il Movimento 5 Stelle anche a livello nazionale stia portando delle politiche a sostegno e a favore del popolo, e quindi è necessario che anche qui provenga una bella spinta di cambiamento. Ha un po' paura del risultato degli europei per quanto riguarda la vita di questo governo? Io sto avendo delle percezioni molto positive, ovviamente le elezioni europee non sono paragonabili alle nazionali, come non possono essere paragonabili anche alle comunali. Però sono sicuramente un banco di prova. Certo, assolutamente, sono un banco di prova, però comunque noi siamo fiduciosi del fatto che il nostro lavoro di quest'anno sarà premiato, perché abbiamo veramente fatto di tutto. In un anno abbiamo portato a casa 7 decreti, abbiamo cercato di dare già un cambiamento anche a livello economico, e vedo che i risultati li stiamo percependo. Adesso aspettiamo anche che le persone ci diano fiducia anche a livello europeo, per dare la possibilità anche di cambiare lì, perché sappiamo che in Europa si stia giocando un'importante partita, e quindi siamo fiduciosi di questo risultato. Dal palco ci sono stati diversi comunque attacchi alla Lega. Com'è possibile trasmettere questo messaggio agli italiani? Siete comunque alleati di governo, ma all'opposizione comunque nella campagna elettorale. Non credo che sia un po' equivoco? No, assolutamente, anche perché noi abbiamo detto che i presupposti del governo erano appunto per portare avanti dei punti, e non perché ci siano dei punti di convergenza tra i due partiti politici. Noi rimaniamo due anime distinte e separate, con le nostre contraddizioni, con il nostro portare avanti politica, perché sappiamo che la politica della Lega abbia dei cavalli di battaglia, tra virgolette, i nostri non sono sicuramente quelli, però abbiamo convergenza sui temi che sono quelli che porteranno avanti dei risultati per questo paese, perché comunque avere quegli obiettivi è più importante delle divergenze che ci sono tra noi. È normale battere su quelle che sono delle proposte che magari possono non avere il consenso del Movimento 5 Stelle, l'abbiamo dimostrato in questo periodo, come abbiamo anche dimostrato che per noi quando vi è un'accusa di corruzione è necessario che vi sia una lontananza da parte della politica a vicende che siano poco chiare, in attesa appunto che la giustizia si pronunci, e abbiamo dimostrato anche con la legge sull'anticorruzione che i risultati su queste tematiche ci sono stati. Questo programma è offerto da Istituto di Vigilanza Prestige. La vostra sicurezza, il nostro obiettivo.